sta preparando la nostra Lidia Rosato, che ci trasporta non sulla terra ma in paradiso, tanto che l'abbiamo titolata "Ma che succede in paradiso?". Adesso ve lo chiederete anche voi. Prego. Bello! Bello questo mondo nuovo, pieno di alberi di tutti i tipi di frutta. E poi che pace, che tranquillità. Eh sì, sono proprio in paradiso. Che morto. Che noia. Ehi tu! Ma devo stare da sola su questo mondo? No, perché mi sarei un pochino stufata, eh! Eva! Non lamentarti! Aspetta! E qualcosa accadrà! Eh sì, vabbè! Aspetta e spera! Non essere impaziente! Sii fiduciosa! Ehi, bella! Senti, ma tu che saresti conciato in questo modo? Sono il serpente tentatore. E che? Non si vede? Non so, con un po' di fantasia magari. Sono venuta a tentarti con una vela. Guarda qua, rossa, lucida, appetitosa. Ma sempre stamena, ma sempre per stamena, senti. Ma non avresti una bella parola ripiena? Una bella lasagna a forno? Lasagna. Noi non abbiamo il forno, noi mangiamo crudo. Se vuoi queste cose, devi andare all'interno. Lì c'è il forno, però io non ci vado neanche per te. Manco io. Però se assaggi questa mela, non sai cosa ti perdi. Che vada. Portato via un'altra volta. Ma come si fa? Ma parlo
scintille, le mele così buone, tutte rosse. Signore, volete una mela? Neanche voi. Ma me la dai, me la metto in conceva! La divoro, la divoro, la divoro. Attacco! Non è possibile! Ho toccato il dietro! Oh, Adamuccio! Vieni! Adamuccio! Vieni, bello del villaggio! Vieni che salutiamo il nostro pubblico qua! Vieni! E diciamo grazie di nuovo!